Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi andremo a sfatare 8 miti sugli audiolibri. Io ho fatto già un mese di prova su Audible, non mi sono trovata proprio benissimo con gli audiolibri, in realtà perché il servizio Audible è fantastico, magari poi ne parleremo in un altro video, però appunto volevo un po' sfatare questi 8 miti sugli audiolibri, magari anche un po' commentare gli audiolibri e raccontare un po' la mia esperienza in questo modo. Comunque sfateremo questi 8 miti sugli audiolibri. Allora, partiamo col primo. Se non leggo mi perdo qualcosa. Questo è un po' soggettiva come cosa, perché se ci si distrae, se magari si ascolta un audiolibro mentre si fa qualcosa, per esempio se si fanno le pulizie di casa, se si va a fare una passeggiata, magari si guarda altrove, si pensa a pulire bene qualcosa in casa e quindi a quel punto ci si può perdere qualcosa. Però comunque l'audiolibro è completo, nel senso che si legge l'audiolibro, cioè il libro proprio vero e proprio, e poi chi usufruisce del servizio audiolibri lo ascolta per intero, quindi non è colpa di chi ha letto il libro che ha fatto perdere qualcosa, che comunque ha saltato qualcosa. No, è soggettivo. Se ci si distrae, è normale che ci si perde qualcosa, che poi ci si può distrarre anche mentre si legge un libro cartaceo e anche l'audiolibro, per esempio, si può tornare indietro. Io ho usato Audible, si può tornare indietro, avanti, puoi fare, dire, baciare e così anche col libro cartaceo. Quindi se ci distraiamo, pensiamo ad un'altra cosa, perdiamo una parola, una frase, ci perdiamo il senso del discorso, torniamo indietro, rileggiamo, così come gli audiolibri. Quindi è soggettiva la cosa e non è colpa dell'audiolibro, insomma. Poi, secondo, le voci dei narratori degli audiolibri sono noiose. Anche qui è puramente soggettivo, cioè a parte che secondo me non è vero, cioè io non è che mi sono trovata benissimo con gli audiolibri, con alcuni mi sono trovata molto molto bene, con altri un po' meno, però non sono una noiosa, cioè per me non sono state noiose le voci dei narratori. Vediamo per esempio Pannofino che legge Harry Potter, cioè assolutamente, voglio dire, Pannofino io lo venero, e così come venero anche Harry Potter, insomma. Quindi dire che Pannofino che legge Harry Potter è noioso, io vi spurgo in un occhio, voglio dire, cioè ritirate tutto quello che avete detto. Però appunto anche in questo caso secondo me è soggettiva la noia che si prova ascoltando un audiolibro, ma penso che sia generale, non dipenda dalla voce del narratore. Poi terzo, gli audiolibri sono per chi non ama leggere. Beh, oddio, non credo, cioè se non si ama leggere, gli audiolibri secondo me possono affondare ancora di più la voglia di leggere di un non lettore, secondo me. L'audiolibro è per i lettori o chi piace leggere anche meno di un lettore forte. Magari per provare un'esperienza diversa, per chi non ha tempo, per un lettore che non ha tempo, appunto, mentre si sta facendo qualcos'altro, ecco, non è per un non lettore, per chi non ama leggere, perché gli audiolibri sono comunque libri letti da qualcun altro, quindi cioè per te, per in generale, per qualcun altro che soffrisce di quel servizio. Ma sono rivolti a chi ama leggere, perché altrimenti, cioè, un audiolibro è comunque un libro che viene letto da qualcun altro, quindi no. Cioè, non credo che gli audiolibri possano far scattare chi non ama leggere l'amore per la lettura. Non, cioè, può essere, però non è un fattore, cioè, oggettivo che allora ascolto l'audiolibro e mi viene voglia di leggere o meno i libri. Non funziona esattamente così. Poi, numero 4, non c'è motivo di ascoltare un audiolibro se posso leggere. Ma no, posso fare anche l'inverso, cioè il ragionamento inverso. Cioè, se posso ascoltare l'audiolibro, allora non leggo. Ma secondo me sono entrambi i modi di leggere, di
immerge perché allora io vedo la lettura come un'immersione, no? Nella storia, conoscere nuovi personaggi, magari visitare paesi nuovi, conoscere paesi, mondi, anche fantasy nuovi, dicevo, conoscere magari e vivere un ambiente o un contesto storico diverso dal mio, tantissime cose si possono conoscere grazie ai libri, si possono davvero fare tantissimi viaggi in lungo e largo e con tantissimi personaggi diversi in qualsiasi contesto storico e geografico, appunto. E quindi o leggendo o ascoltando l'audiolibro, alla fine è uguale, cioè in questo senso è uguale, quindi no, cioè nel senso no. E possono anche completarsi a vicenda, perché io spesso mi ritrovo ad ascoltare un audiolibro seguendo il testo sul libro, esempio. No, comunque non necessariamente, cioè chi fa un ragionamento del genere vuol dire che ha un po' un rifiuto verso l'audiolibro, cioè. Allora, che motivo c'è di leggere se posso ascoltare l'audiolibro? Posso fare anche ragionamento così, no? Come dicevo all'inizio, quindi. No. Poi, numero 5. Gli audiolibri sono meno intimi dei romanzi classici? Allora, io adesso vi leggo un attimo quello che c'è scritto su questo sito dove sto leggendo, perché io in realtà non so come commentare. Allora, in questa affermazione c'è del vero. Forse gli audiolibri non sono pensati per essere letti e ascoltati la sera prima di andare a dormire o in spiaggia, ma pensate alle biografie, cosa c'è di più intimo che sentirsele leggere dalla voce dell'autore stesso? Sì e no, sì e no, certo, l'ultima frase magari posso essere d'accordo, nel senso che se l'autore legge la sua biografia, allora va bene, cioè posso capire, cioè smentire questo mito, perché se io vi raccontassi la mia storia così a voce sarebbe ancora più bello nel leggere magari la biografia così, cioè non so se è chiaro il mio discorso, però non lo so, io sono un po' fatta male, il mio cervello funziona male, però insomma dall'altra parte voglio dire dipende dal libro, sì, forse dipende dal libro, ecco. Poi, numero 6. La storia ascoltando è difficile da seguire. Questo è collegato al numero 1, nel senso perché secondo me è soggettivo. Io non mi sono trovata benissimo nel seguire soprattutto libri fantasy, perché nel fantasy c'è tutto un mondo dietro, costruito, un world building, magia, quello e quell'altro, che è molto, cioè può darsi che sia più difficile proprio come genere, perché anche se si legge un fantasy magari ben costruito, complicato e seppur fatto bene, anche leggendolo magari qualcosa nella strada ci si può sempre perdere e magari sarà più difficile da seguire. Poi con l'audiolibro io per esempio ho provato ad ascoltare l'audiolibro di Dune e non mi sono trovata benissimo, però con altri generi magari sì, io stavo ascoltando, cioè sto ascoltando anche un libro di Ilaria Tuti, lì mi trovavo molto meglio perché è più semplice a livello di struttura del libro, non vabbè, i temi lasciamo stare. E quindi anche secondo me questo a seconda di come ci si trova, no? Perché, come dicevo all'inizio, è tutta questione di abitudine, naturalmente, certo, perché se all'inizio non sono abituata ad ascoltare un audiolibro, è ovvio che poi mi perdo più facilmente. E poi all'inizio dicevo che se uno è impegnato a fare anche altro mentre si ascolta l'audiolibro, piuttosto che per esempio ascoltare la musica, è normale che chi se ne frega se mi perdo 3 secondi di una canzone, però 3 secondi in un libro magari possono essere fondamentali, quindi se ci si distrae facilmente, io sono di indole che mi distraggo proprio ogni 3x2, in ogni cosa, in ogni dove, quindi se perdo, io soggettivamente sono così qualcosa, e poi è normale che l'audiolibro, la storia viene difficile da seguire. Poi, numero 7, gli audiolibri sono costosi.
No, cioè io per dire su Audible ho fatto l'abbonamento a 9,99 al mese, quindi per 10 euro al mese avete un catalogo veramente infinito, anche Storytel, penso si faccia pagare sempre 10 euro al mese, però non so, mi hanno detto che su Storytel il catalogo è inferiore, Audible dovrebbe avere un catalogo maggiore e con lo stesso costo. E c'è praticamente tutto, cioè potete trovare podcast, storie, thriller, horror di qualsiasi genere, fantasy, c'è anche Dune, tra l'altro io devo sicuramente recuperare Dune e poi andare a guardare anche il film, non penso di fare in tempo a guardarlo al cinema, però chi se ne frega, insomma, devo recuperare io prima il libro. Quindi no, non sono costosi, cioè è più costoso un libro che un audiolibro. Poi l'ultimo, allora, amo la letteratura e questo non si sposa con gli audiolibri, sì, certo, complimenti, questo è proprio un pensiero tradizionalista, un altro rifiuto per gli audiolibri, ma non è, cioè, voglio dire, perché non si può amare la letteratura ascoltando gli audiolibri? Cioè, secondo me vanno pure di pari passo, voglio dire, vanno amore d'accordo, possono andare anche amore d'accordo, qualsiasi genere letterario, qualsiasi libro può andare amore d'accordo con gli audiolibri. Vedete su Storytel o comunque su Audible anche che ci sono infiniti libri, infiniti generi che sono letti, cioè del tipo, io adesso stavo leggendo un po', ho ascoltato Dune, ho ascoltato il nuovo libro di Ilaria Tucci, anche qualche capitolo del libro di Baltimore, quindi tutti e tre libri diversi tra di loro, eppure sono comunque tre esperienze diverse tra di loro, ma che si combaciano perfettamente. Quindi, don't worry e be happy. Se voi siete fan degli audiolibri, fatelo sapere giù nei commenti. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like. Naturalmente, fatemi sapere anche se non siete fan degli audiolibri cosa ne pensate. E iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!